mondo in sella ad una bici, l'avventura di un giovane di Cugiono nel milanese. Ovviamente sono contato per tutti voi che mi seguivate, che mi commentavate il blog, non sarebbe stato lo stesso. Sono migliaia di incontri e di situazioni quelli che Marco Imbrizzi al suo rientro a Cugiono nel milanese davanti al pubblico di casa vorrebbe esprimere dopo il giro del mondo in bici in solitario. Mi ricordo molto forte un momento dove ero in Birmania, ero praticamente ospite in un villaggio lontano dalla civiltà. Non riuscivamo neanche a parlare la stessa lingua, però ci si capiva. E sono stato una settimana con loro, campeggiavo sulla spiaggia e mi davano da mangiare come se fossi uno di loro, insomma. 35.000 km attraverso 30 paesi di 5 continenti, dall'Europa al Canada, giù fino al Cile, dall'Australia alla Cina, all'India, dal Sudafrica su verso Etiopia, prima di ripartire dalla Turchia per l'Europa dell'Est e fare rientro da casa. Sono 10 le notti in un anno pagate e trascorse in un albergo da Marco, racconta uno dei suoi 4 fratelli. Abbiamo vissuto con un po' di apprensione. La preoccupazione maggiore era quella di sapere che lui avesse un posto dove dormire, che fosse tranquillo, che stesse bene, però poi abbiamo visto col passare dei giorni, dei mesi che le cose andavano bene e quindi ci siamo anche noi rassicurati. Un'avventura alla scoperta di uomini, popoli e culture. In un momento in cui tutti alzano muri e chiudono i confini, il fatto che un ragazzo giri il mondo alla ricerca e alla conoscenza di altri popoli è un messaggio fortissimo di apertura che va valorizzato. Grazie Marco.